Ma io il caldo che fa, non ve lo posso nemmeno spiegare il caldo che fa. Comunque benvenuti in un nuovo video. Oggi partiamo da fuori, partiamo già in un posto. Taglio di capelli, qua a Las Vegas andrò da quello che è considerato il miglior. Mamma mia, sto bruciando. Andrò da quello che è considerato il miglior parrucchiere di Las Vegas. Il costo del taglio è di $70, circa 62 euro. Però iniziamo la stagione, guardate che i capelli sono messi malissimo. L'ultima volta ho avuto una brutta esperienza lì a Salem. Quindi preferisco spendere un po' di più. Però voglio veramente avere un bel taglio, inizio della stagione, eccetera. Quindi partiamo con il vlog, taglio, speriamo bene raga, perché quando paghi poco e vengono tagliati male dici vabbè ho speso poco, ma quando paghi tanto e vengono fatti male ci arrabbiamo. Questo è il posto, Fino for Men, Las Vegas, andiamo a vedere. Che hai preso benissimo per il video. 21 years old, 21 anni ragazzi, lavora già in questo posto bellissimo, veramente professional. Luci, il vibe, eccetera. Todo poderoso. Haircut, ne parliamo dopo. Un saluto, grande con Anthony. Un saluto alla gente del Messico. Un saluto gente. Lo sapete ormai che quando le angolazioni non ci sono, io le trovo, quindi mi siedo per terra. Sono qua di fronte al barbiere aspettando Gianluca. E mi ha scelto dei prodotti buonissimi. Uno l'ho anche comprato. Maverick Grooming Spray Flexible Hope Fast Lightweight. Questo ha un profumo veramente buonissimo, lo sento ancora. Subito dopo la doccia lo spruzzi. Buonissimo, questo è veramente buonissimo. Questo è il taglio ragazzi. Tanti di voi diranno, oddio, ma non sembra che li hai tagliati. Questo è sempre stato il mio taglio. Se vedete anche su Instagram, seguitemi se vi va in descrizione. È solamente per regolarlo un attimo. Ero veramente con i capelli che mi andavano fuori dal cappellino. Era bruttissimo. Tra poco abbiamo un photoshoot con Corban, quello ufficiale per tutta la squadra. Oh, ma ero troppo vicino. Scusate. Veramente bravo, professionale, non ho dovuto dirgli niente ragazzi. Anche riscaldato il collo, mi ha messo una cosa rinfrescante. Veramente un servizio pazzesco. Totale, con il prodotto, $80. Non so quanto sia in euro ragazzi, qualcuno me lo dirà. Ne è valsa la pena? Sì. È tanto come prezzo? Sorry guys, I know this looks weird. YouTube life, what can I say? Thank you. E sicuramente tanto, perché per esempio nell'altro di Salem avevo pagato $20. Qua anche mettere i capelli a posto per tagliare bene, veramente un lavoro incredibile. Non mi hanno pagato, anzi veramente ho pagato $80. Not sponsored, cause I know Anthony's gonna look this video, is gonna watch this video. Anthony, sponsor me next time. Andiamo alla prossima clip, che stasera sarà un gran video. Let's go. Volevo farti vedere cosa stavo guardando sul cellulare, frate. Cos'hai fatto? Guardate ragazzi. No, stavo localizzando lo shop, frate. Stiamo andando là, stiamo andando? Ah, e andiamo, che ho bisogno! È il momento più veloce del, è il momento più bello della giornata, ragazzi! Quando io ho preso l'appuntamento, no? Non c'era il prezzo. Poi ho chiamato, mi ha detto $60. Ho detto va bene. Io mi dimentico sempre di una cosa, ragazzi. Specie perché in Oregon leggi 40, paghi 40. Qui invece leggi 40, paghi 52, perché ci sono le tasse, no? Ho pagato 80 alla fine. 80. Non mi prende. Welcome to America, ragazzi. Il milanese, no, che deve essere tagliettino, ma hai visto l'ultimo taglio che mi hanno fatto a Porta? Non l'hai visto? Cosa sembra? Sembrava un Teletubbies, sembrava. No. C'erano i capelli così, tipo livello militare, sembrava un Teletubbies. Io devo fare le photoshoot di Corban che sembra un Teletubbies così, che si tra. Hey, let's go, Corban. Allora ragazzi, stasera serata italiana con Federico, Nicola, poi ci saranno anche gli altri parte di questa mini Little Italy qua a Vegas. E lui, il grande pizzaiolo, mi hanno detto, non lo so, dicono, spero. Carichissimi, forse taglia lì dietro, davvero italiano. Cavolo, allora, guardate che bello, qua praticamente davanti non diresti mai che c'è un giardino del genere. Adesso lui lavora, fa movimenti, traslochi eccetera. Mi guardano, ormai sono tutti fan del vlog, guardate. Praticamente lui è molto fan di arrampicata, con la piscina 9 feet deep lì al forno per fare la pizza, lì in fondo, da Napoli. E qua ovviamente c'è piccola jacuzzi, un bel vibe. Raga, vi giuro, sapete tipo quelle cose lì, tipo quando senti un profumo ti ricorda una persona, oppure un profumo ti ricorda una situazione. Questo, sapete cosa mi ricorda? Perché ho visto alcuni commenti di voi: oh, ma perché nel video hai detto Campobasso? Ti ricorda Campobasso? La mia terra, oh! Mio nonno è di Campobasso. Ogni estate andavo in vacanza a Orsogna.
Guardia Grele, Pescara, Ortona. Mia nonna è abruzzese e mio nonno è appunto del Campobasso, perciò qua tutti i miei cugini hanno una cosa del genere, vedete? Fanno tutti il forno nel giardino, qua disastroso, cioè nel senso non sempre lì in ordine eccetera, quindi facevamo sempre barbecue, facevamo la pizza. Bello, volevo dirvi questa cosa qua eccetera. Abruzzo, let's go. Lui e Nicola, uno della reunion della Little Italy qua di Las Vegas. Bellissimo questa cosa che hanno questo gruppo, giocano a calcetto, fanno le cose. Pensavo fosse interessante, io e Gianluca pensavo fosse interessante farvi raccontare un po' da persone che dall'Italia ce l'hanno fatta venire in America e gli piace stare in America, questo possiamo dire. Gli piace stare in America, sono contenti di stare qua. Di quello che vuoi, Nico. La mia storia è stata un po' diversa perché io sono partito per l'Australia. Poi sono stato un anno in Australia, sono stato 2 anni a Londra, mi sono sposato con questa ragazza americana, dopodiché ci siamo spostati qua a Las Vegas, e famiglia di Los Angeles. Io non lo sopporto più, ragazzi, non lo sopporto più. Niente, ci siamo spostati qua a Las Vegas perché è vicino alla sua famiglia, la sua famiglia di Los Angeles, però Los Angeles è molto costosa, mentre invece Las Vegas è molto economica. Una transizione abbastanza turbolenta all'inizio, non è facile ambientarsi con l'ambiente qua, però poi una volta che ti sei ambientato, diciamo che possono vedere tutti i vantaggi degli Stati Uniti. Una cosa che ti manca dell'Italia, due cose che ti mancano dell'Italia che dici proprio, cavolo, veramente sento sempre la mancanza. Ok, una figa! Gianluca. Scusate. Quelle cose qua non ci mancano, perché noi abbiamo Gianluca, quindi è così. L'idea di avere le ferie. Qui abbiamo 10 giorni di ferie pagate, in cui ci devi fare entrare Natale, una settimana di ferie all'anno praticamente. Ma la missione. Perfetto. Bomba. Io ti giuro veramente. Voglio chiedere aiuto a qualcuno. Hai finito? Le date tu tagliare l'erba, zì. Ma adesso ti tagliare l'erba, mi devi fare un'intervista? Cioè io non lo so, oh. Dai. Stai qui. No. Vedi che sono... Non mi sembra ti abbia ascoltato, eh? Ragazzi, guardate solo questa inquadratura che è American Vibe. Guardatemi. Non mi serve nient'altro, guardatemi. Tu puoi dire che sono in America, no? Se mi metto così, puoi dire che sono in America, eh? Ma se mi metto così, puoi dire che sono in America? Però... Ma se mi metto così... Vero. Puoi dire. Ma se. Verone! Mi... Aspostati, figa! Ma puoi dire che sei in America o no? Perché così? È casa di zona di costruzioni, vedi? Così se cade non succede niente. Ma veramente? Italia! Ci siamo adesso! E andiamo! Sì! Io sono campione mondiale di Sharon. Arrivo! Dammi zio la chiave, frate! Giallo! Quella zio, sì. Ah! Fallito, ragazzi. Io volevo rilassarmi oggi. Però devo andare. Adesso voglio scrivere una canzone in questo momento. Sono qui e non riesco a fare la parete. Come mai? Questo è forte, mi sono questo è forte. Chi è? Forte. No, quello qua è il semi, non si bagna. Sì? Nicola, quando è il tuo turno? Adesso. Però mi ha un po' destabilizzato quello che si muoveva, dazzi, non l'avete detto. Cioè io ai campionati mondiali di Saronno comunque mi avvertivano a quello che puoi andare. Dai. Vai più su. Vai ancora, zio! No! Non mi sento bene! Aiutami! Eccolo! Yeah! L'abbiamo preso! E vai! Attenzione! E lui l'architetto! Questa raga è forte, mamma mia, subito parte così. Lui l'ha costruito, zio. Veramente? Lui con Federico. Cosa fa? Vuole fare il pazzo, ragazzi, vuole fare il pazzo! L'altro, zio. Nah, vabbè. È troppo bravo. Ragazzi! Chris, don't ever try to put that thing on the pizza, eh. Allontanati, Chris! Bisogna non ridere, attaccano! Guarda, il bacon ancora, Chris, ma il pineapple... Oh, Gianlu, cos'è? Gianlu...
Bravissimo! Dai, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Let's go. Wow, mettila qua sopra, dai. E vai! Proviamo a mangiare? Ricordate questa faccia. Ricordate questa faccia. Remember this face. Questa è l'Italia, ragazzi. Non mostro lo chef, voglio proteggere l'identità. Inutile che ride, ride, cosa ride? Stai facendo una cosa incredibile, offendi la mia nazione, ride. Tutti felici sono qua, ridiamo. Sarebbe in galera di fare.